Allora, scusate, è che ho fatto un po' di robe per Genshin e adesso sono qua. L'unica cosa che volevo fare, un'ultima cosa, se mi date il tempo, comunque siamo su Wreckfest. E adesso giochiamo un po'. Ci ho fatto. Volevo mettere Edge come predefinito sul mio coso. Sì, ho fatto. Telefono che guarda gli stream. Adesso magari metto anche Google predefinito su quello lì, sul mio vecchio, sul telefono che uso per lavorare, perché per aprire i link è più comodo Google. Mettiamo Nightbot e poi andiamo. Io ho provato a mettere il titolo al contrario. Se avete notato, ho scritto Wreckfest 24 dietro, già 2 o 3 volte che lo faccio. Però non. Cioè, sembra che voi apprezziate più il contrario, sinceramente. Quindi magari adesso vedo, nella prossima live magari cambiamo un po'. Bene, vediamo cosa dobbiamo ancora fare. Decidiamo l'attacco. Allora, qua non si può fare niente. Qua c'è questo qua da fare. E a sto punto lo facciamo adesso, poi se non riusciamo a completarlo lo facciamo un'altra volta. E via. Allora, cos'è? B europeo. Abbiamo la Gremlin. Guardare una cosa solo prima di cominciare. Intense, danno intense ci può stare. Build for one lap. Via, va bene. Preferisco danno intense che danno normale. Dipende anche cosa dobbiamo fare, perché come dicevo l'altra volta, se dobbiamo girare della gente è meglio il danno intense. Se invece cioè, contrario, se dobbiamo girare della gente è meglio il danno normale. Se dobbiamo spaccare qualcuno è meglio il danno intense. Molto, molto meglio. Molto molto meglio. Euro trash. La 24 hours of lemon, che ci sono le macchine che valgono, che budget di tutte le macchine deve essere $500 e viaggiano fanno tipo una 24 ore di Le Mans. Comunque devo praticamente vincere. Mi abbasso un po' il volume delle cuffie. Sono già spaccato una ruota, ma solo danni alla carrozzeria, forse che mi sbattono ancora fuori. Qualcuno è andato contro il muro. Chi è prima? Wiz 96, mai sentito. McPlatters invece è sempre tra noi. Andiamo a prendere. Ah, c'è anche la Mini. Driver San Francisco è tornato. Ci sono un po' cittoni, l'intelligenza artificiale, notato. Nel senso che le piace. Possono spingerti più di te, quello l'ho notato. Contro il muro? No, anch'io contro il muro. Pesante, mi mangio i cubi. Che cavolo.
contro il muro anch'io ci sono andato. Pensa che la gomma è... Porca miseria. Come fai a non essere bucato? Ci sono un sacco di auto di LC che ti mettono contro, come dire, wink wink, guarda che sono del power, ma sinceramente me ne frega molto poco, visto che tanto gli aggiornamenti sono quelli che sono, e ormai ci sono tutti. La Mini ci ha provato, ma non è riuscito. La macchina qua è 249, 200, la nostra 250 è baia, la verità. 250 è A, quindi per un punto non è A sta macchina qua, mio Dio, come roba distrutta. Che ridere ieri comunque con la mamma. Adesso devo darci un'occhiata anche agli obiettivi da Hitbox, perché mi sa che li abbiamo fatti tutti tranne quelli di giocare online 20 volte. Quello non ho fatto. Vai Mini. Poi appunto, anche se non completiamo l'obiettivo, la stella c'è lo stesso, è completata. Puoi farli 300.000 volte la stella, non cambia molto. Credo che la scelta è la difficoltà difficile qua. Vabbè, possiamo anche lasciarla in teoria, tanto sta macchina è abbastanza overpower. Il fatto è che ti devi già fare qualcosa di pesantuccio, vabbè, ci può stare. Sarebbe interessante capire se vai da principiante esperto fino alla fine cosa succede, nel senso che se ti dà più soldi, meno soldi, presumibilmente te ne danni meno, visto che non mettiamo sempre esperto. Ma la mia curiosità è, ti dà più soldi mettere sempre in difficoltà normale o fare principiante esperto? Perché se ti dà più soldi in media fare 1-1-1-1, può fare anche 1-1-1-1-1. Una volta mi ha dato 1.900, 1.25, perché non abbiamo danni realistici. Ok, spin out a list of opponents. Questo mi sa che dobbiamo abbassarci la difficoltà. Volevo fare tutte queste cose a difficoltà normale, ma sinceramente c'è proprio ti esplode la testa, è esagerata la difficoltà in sto gioco, cioè ovviamente ci sono giochi come Amateur, ci sono giochi ovviamente come Burnout che sono anche più esagerati. Questo più che altro è un po' buggato, ci sono un po' di eventi che provi e fai ma non ti dà niente, cioè soprattutto il quello che devi sbattere contro il muro, la gente meglio vai, non funziona, non va quando vuole lui, sennò fa quello che vuole lui. Ah, non ho fatto lo spin out. Fa quello che vuole lui. E fa veramente schifo. Ah, tra l'altro abbiamo anche pochi giri. E stira mods. Ma riavviamolo. Magari lo riuscivamo anche a fare, ma non ce l'ho. Ma ci buttiamo giù principiante la difficoltà. Se riesco a buttare giù la mini adesso, scusate, quello l'ho girato, però non
me l'ha contato perché era a 90 gradi. Quello lo accetto, però ogni tanto tu li giri, poi magari ce n'è uno di fianco che lo gira anche lui. Non ve lo dà. Poi loro tirano un freno a mano, è bruttissimo perché abbassiamolo. Mi sono stufato. Perché tu fai così e poi loro tirano il freno a mano e non serve a niente. Ora. Due. Sono ultimo, vabbè. E tre. Quattro. Principiante non tirano tanto, se non male lo fanno, ma è un po' più civile la cosa. Io non so chi di vincere per questo torneo. Però credo di essere... Questo non è... magari mi va tanto fuori, ma non sbattermi contro il muro. Vabbè, cos'è una Peugeot? Non è facendo beh, se nessuno ci spinge se ne porto sfiga da solo, dovremmo farci, dai. Mi piacerebbe tanto che sarebbe leggermente diverso, nel senso che c'è troppo realismo. Vai, magari dai. Dai, ci sono cose. Penso che non ci spinge nessuno. Spero solo che non devo riavviare questi eventi qua lì. Sono bruttissimi. Cioè, preferisco molto meglio quello che arrivi prima, eccetera. Che sono mica un bambino. Ah vabbè, veramente non lo so cosa si può fare. Se Wiz se ne va, se non lo spingo. Lasciamo stare, poi magari rompe a me. Finisce. Non c'è una ruota quello davanti? No, no. C'è la vita intera. Altro che non avere una ruota. Bye! Boh, abbiamo fatto ultima curva. Pensavo che ci impiegavo tantissimo. Ma se avete sto gioco e non riuscite a fare le stelle, che dite, ma com'è possibile? Mettete danno intenso realistico. Cambia la vita, davvero. Il gioco diventa molto, molto più... Non dico facile, più... Ha più senso. Perform the best lap, ok, questo l'abbiamo già fatto, quindi possiamo mettere anche difficoltà esperto e via. Tanto. Abbiamo usato l'altra volta sta macchina. L'esperto si mangerà gli altri, allora non cambierà niente. Siamo una macchina di gran lunga più veloce nella grid, allora si può fare. Loading please, Firewood Motor Center, abbiamo provato l'altro giorno. Mettiamo esperto, via. Tanto. Se ci dà più soldi... sono più contento. Quello sì. Qui c'è Cassie Jackson. I primi sono sempre Wiz e la Skyline. Però. Mi fa più paura la Mini. Sono contento che la Mini si è schiantata già due o tre volte. Vabbè che dobbiamo vincere, perché abbiamo bisogno di oltre delle stelle e punti, se no dobbiamo ricominciare il campionato tutto da capo e rifarlo un'altra volta. Però se la mini si schianta, preferisco, mi fa più paura la Mini che gli altri due, perché secondo me si comincia a mangiare strada, finisce male. Ah, paura che gli andavamo addosso. A Mini dovrebbe essere anche un dillo circolare. Però non so. Tutti larghi. Adesso torna la Mini.
Adesso chi la prende più? No, mi è già capitato anche in difficoltà amatore. Vabbè che ho una macchina, questa macchina è un mostro, la Gremlin qua. Engine swap e tutto quanto, però la mini guarda. Niente da fare. Sai che questa dobbiamo riavviare. La mini la mini. Mi sa che è overpower che è una macchina lì. D'altronde è un DLC. Anche Bugzilla. Un DLC. Abbiamo visto ieri quanto va. Provo, se mai arriviamo. Aia. Buonanotte, grazie Ruiz, sempre gentile. È sempre lui, In ogni cavolo di gara che ci sono queste categorie qui, c'è sempre lui. E se non è Ruiz, è una persona uguale che c'ha quell'auto di 10-5. No, la Gremlin l'apprezzo perché è quasi una muscle car, una mid-size, ma non è piccola. Perché ci sono tante mid-size che sono piccole e fanno schifo, quella di video. Vediamo se riusciamo a sbattere fuori. Lo facciamo levare fuori. Tocchiamo un po' sotto. Si vede che sta macchina è bassa. Userò le mie abilità di Colin McRae e Richard Rosselli per cercare di vincere. E sta dietro. No. Bye, great time. Ciao, bella. Allora, no, adesso ci sono le steer mods. Le steer mods rompe le beep a difficoltà C. Niente al fatto. Però qua vabbè sono in beam e stia mossa ma è finita. Al massimo posso anche guardare difficoltà. Sempre se devo fare da slap, che l'abbiamo già fatto, lo so. Forse che mi dai soldi. Tanto io penso che vincere si può vincere. Se si danno battaglia fra di voi. Che era quello lì di nuvolare, non mi ricordo mai come si chiamava, che quando c'era là il campionato GT1 GT2 diceva si danno battaglia, diceva in un modo come dire la moda vichinga. Uno è finito nel muro. Io ho sbagliato circa la curva. Tutti mi sta mangiando. Attenzione al driver che ce l'ha di nuovo con me. Bella curva, vai. Dai che ci siamo quasi, c'è uno in mezzo alla strada. Molla, accelera. Vieni, guarda. Ci sta. Quello lì della musica l'ho messo. Che c'è scritto questa canzone, sì. Questa canzone degli Onlap, sì, l'ho messo. Diciamo che la verità è che non sarebbe male tenerlo anche se giochiamo in Genshin, nel senso che è un po' una noia a togliere e mettere. Fai almeno 500 di danno, boh, a posto. Lasciamo danno intenso. Magari abbasso la difficoltà da amateur perché più facile, aumento principiante, adesso vediamo. E dovremmo esserci, dai. Stavolta stiamo andando. Sto pensando di mettermi un widget, come dicevo ieri, che segnava quanta gente mi sta guardando su Twitch adesso. Metterlo sullo schermo, soprattutto per voi, però che non ho un metodo per vedere quanti da punti, cioè me lo dice guai, però più di così no.
Aia. Ah, ho dimenticato di abbassare la difficoltà. Allora facciamo così. Vabbè, mettiamo una lasciare esperto. Ma le mettiamo amateur, va, perché non voglio. Troppi problemi. Troppi. E che tipo Forza Horizon 4 e 3 che c'eravate anche voi, abbiamo tutta la campagna di impossibile. E mi stupisce che qua mi sia messa la difficoltà. Soprattutto per il motivo che dicevo prima. E qualche... Bisogna andare a prendere la mina. Perché fare danno adesso. Ah, l'ho girato. Boh. Ah, mi sono bucato la gomma. No, non so. Diceva rear wheel. Front wheel. Ah, sì. È un po'... però non è bucato. Mamma mia, che culo. Quelle gomme lì di certo non ti aiutano. Però vedi che... Anziché Navistar... Anziché Movistar, Navistar... Guardavo la chat. Sì, è difficile sta cosa. Vediamo se riusciamo a recuperare, mettiamo una botta e quei 500 di danno che abbiamo fatto. La nostra anger contro la... contro la... Ehi, cosa stai facendo? Voglio vedere la chat. Bravo! Attenzione! Sì, smoto TCU! Contro driver, attenzione! Ah, questa qua la faccio bene. Driver la prende larga, Super Mike decide di prendere la stretta, ma gli mangia qualche secondo, però lui se la riprende in questa curva, attenzione, i duelli della vita, penso. Attenzione, sbaglia curva. Gioco di acceleratore per... Mike, volevo di momento che cosa del controllo, per la verità, però ti togliamo. Attenzione che deve prendere la curva driver. Mike non ce la farà. Per dire Super Mike Online dico smolto, anche perché è il mio super nome, l'ho creato apposta perché Super Mike Online è molto lungo. Signora smolto TCU che ci prova. Mi va addosso ora. Cade San Francisco. È ancora primo. C'è battaglia. Vorrei che morisse. No, è arrivato l'altro. Fatto. Non lasciamo andare avanti però l'altro. Il sedere. Dai, dobbiamo vincerla. Anzi, è amatore questa difficoltà. Guardate la larga. No, l'ha presa da manuale, fa pure lui. Porca miseria. Il sorpasso. Chiudi. No, ma portato via. Ma che pezzo. Ricetta, guarda. No. Allora facciamo così, va. Via, chill. Basta. Realistico mi piace di più di intense, il problema è che se ci sono dei roundabout, se ci sono delle rotonde o cose del genere, non posso dirci. Buono, abbiamo già fatto tutto un giro. Facciamo fuori la portiera Wiz, che sta sul piede, bello, ho fatto. Ah, è tornata la mini, comunque, come contro il nuovo mini.
c'è il mio superpotere rispetto all'intelligenza artificiale, se ci provassi io a fare io con quella mini, non so se ci riuscirei. Sono contento che Bubble Junk primo lo lasciamo primo perché Bubble Junk è lentissimo. E poi con quella macchina lì ha tendenza di spaccare gli altri, allora lo lasciamo fuori. Io ho notato che se Bubble Junk lo lasci secondo, gli altri non riescono a sorpassare. O qualsiasi Volvo, ce n'è un altro con la Volvo, un 60, che invece questo qua va abbastanza veloce, un po' più un abbo, mi sembra che è blu, arancione, bianco, e si lascia sorpassare. Però questi qua no, cioè quello lì no. Ma ce n'è anche un altro della stessa livrea che ha un altro nome, che ogni tanto sono in coppia. E anche lì, se uno è secondo, se sono secondo e terzi, se fosse tipo una macchina come la Mini prova a sorpassare, non lo lasciano sorpassare. Il problema è che se sono in due si provano a spaccare a vicenda, ho notato quello. Mi è capitato una volta che... Ah, ecco, adesso è passato adesso. Quindi bisogna fare attenzione. Dovremmo essere a posto. Ho notato che Bubble Junk e l'altro una volta si sono eliminati a vicenda. Ed è arrivato. Quello lì che sono passati tutti e due. Io primo è arrivato tanto così. Da me il primo. È stato stressante. Devil Spike, cos'è quello di nuovo spedito numero 15? I am Spike! Ciao, Susan! Che idea che personaggio! Spike Island! Presumo che qua adesso non è più. Dai, ce l'abbiamo fatto, buono. Meno male che ho messo principianti, perché sinceramente rifarmelo 300.000 volte non ce la voglio nessuno. Questa è l'ultima curva, sì. Vediamo quali sono i miei messaggi. Sempre email. Vuoi cambiare? Anzi, devo farlo, devo cambiare la notifica delle mie email. L'email che uso per lavorare. Allora, boh, GG. Il fatto è che se metti anche danno intense, succede che la tua macchina, cioè ottieni più esperienza. Se è una macchina buona e metti principiante, ottieni più esperienza dal danno intense che metterti amateur e danno normale. E mi ripeto, dovrebbero averlo chiamato in un altro modo perché danno normale sembra. Io pensavo una cosa da dirti alla dottoressa, danno normale. Invece danno normale doveva essere qualcosa tipo alla Dirt Showdown, però non è stato. Vabbè, dai. Come sempre rimangiamo la prima curva perché abbiamo un'accelerazione della miseria. Ieri siamo riusciti con la Rocket a fare l'engine swap. Abbiamo fatto il trofeo a 210 all'ora, abbiamo fatto. Poi abbiamo guidato un'ora la Lombo, e che penso 45 minuti perché l'avevo già usata in campagna la Lombo. E siamo lì, penso che manca un adesso devo guardare perché ieri mi diceva 4, io ne ho fatti 2, quindi magari ce n'è uno nascosto. Devo controllare l'applicazione. Questa tracciato è facile per la mia macchina, un po' più difficile per la mia, perché io accelero molto più veloce della mia. Pizzica in B ai 250, scusa, ai 150 sta macchina qua, che c'ho io, mamma mia.
Mi sta provando a tagliare il trasporco. Volendo prima del salto io posso frenare così io vado molto più veloce. Eccolo qua. Mi ruba il primo posto all'ultimo giro. E poi prova a spingere questo pezzo. L'ultima curva a noi non ci piace. Queste curve qua però vanno benissimo. Che senti? Sentivo dietro. E vai viva. L'abbiamo liberato. Perfetto. Sta andando al contrario. Avete visto? Andava contro me. Non so cosa ha combinato. Boh, l'abbiamo vinto. Un esperto. Via. Così ci sta. Così mi piace. A mezz'ora devo andare. Forse un po' di meno. Estia Mods è sempre lì. Sempre lì. Però dovremmo essere a posto. Adesso manca, penso che manca la stella finale dell'ultimo evento. No, abbiamo fatto tutte le stelle allora. Estia Mods è arrivato 22esimo la prima volta, bello. Points 500 su 600, Championship 3600 su 4000, vabbè, non ci interessa. Volevo solo vedere se avevo fatto tutte le stelle, ma credo di sì. Credo che stavolta è stato facile. Meno male, sono contento che ho comprato sta macchina, lì ho fatto l'engine swap perché non trovavo alcun'altra auto che mi piaceva, che volevo. E questa era la perfetta. Meno male, sono contento. Se avete difficoltà, che avete sto gioco qua, cercate la Gremlin. Se siete a livello, però questa è una cosa già un po' più avanzata, dovete essere almeno, mi sembra, a livello 35-37 e sbloccate l'engine swap. Penso che sia un engine swap perché non è possibile da C a A arriva questa macchina. Stessa cosa la prima macchina del gioco, se non è proprio un engine swap. E voi rimettete l'engine swap, rimettete quello lì che arriva ad A, mi sembra che arriva a 252, 250, non mi ricordo bene. E poi vi montate un'altra cosa che volete voi. Io ho messo il filtro, mi sembra, no, il radiatore, il filtro mi sembra, perché avevo pensato al radiatore, proprio ho detto ma no, allora ho messo il filtro. E poi ho messo le modifiche così, gli ho messo il paraurti davanti livello 2. E io ho messo al posto del vetro sull'anteriore, gli ho messo la griglia saldata che era a livello 2. E così sono arrivato a 2,40. Detto questo, avete due modi, potete diminuirlo di brutto e arrivare tipo 2,39, però è più da battaglia, quindi che vi divertite a spaccare, fate quello. Altrimenti se volete proprio da corsa a corsa dovete fare attenzione, perché io ho fatto appunto questo sbaglio qua, che avevo messo due pezzi motore quando bastava l'engine swap. Sicuramente ci sarà una cosa motore che aumenta di uno, ma non so cos'è sinceramente. E niente, è così. Dovete, ah, è morto la Steel Mods, ci sta, è morto, ci sta. Dipende voi cosa volete fare.
Questa però è la prima macchina che noto che arriva a un punto da A e puoi usarla in B. È utile per il campionato europeo questa macchina qua. Però ripeto, questa cosa fa quando arrivate a questa cosa qua, quando arrivate al campionato europeo. Secondo me non avete ancora livello 35, questa macchina qua. E la potete prendere o per gioco veloce o semplicemente per io faccio la curva così se che voi stare andando non dovremmo essere a posto, tanto devo vincere semplicemente. Sì, se siete a caccia di stelle usate la Gremlin che overpower, altrimenti potete usare la macchina che vi regala il gioco, la piccoletta. A me non piace quella macchina lì, la odio. Perché se devi per forza modificarla, mettere i paraurti davanti, dietro e mettere le saldature alle porte e anche le saldature al finestrino. Se non lo fai, vieni bullizzato di continuo. Quella macchina lì fa veramente schifo. Poi le stelle non te le fa, neanche morte te le fa. Fatto comunque. Ci sta. Meno male. Questo è tutto fatto. C'è poi da fare il campionato B europeo a questo punto, esatto. Che è un incubo perché mi sembra ne ho fatto solo uno. Dove sì, ne ho fatto solo uno. Tutti i tipi B, giapponesi, eccetera, americani. Noi useremo sempre la Gremlin, penso. Io lo comincio, poi semmai lo facciamo poi. Questa è la Kicker B. Io la odio la Kicker B. Ah, c'è anche il Mad Digger. Però il Mad Digger non va molto avanti. Ah, mi stavo quasi dimenticando che abbiamo vinto anche la Venom. La vena che non c'entra niente, ma l'ho vista lì, ho detto ah, la Rose Lei è anche un'ottima macchina. Spoiler alert, vi darà la Rammer RS il gioco, volendo potete usare quella. Però la Rose Lei è riservata a sbloccare la Rose Lei GT. Ed è una delle mie macchine preferite questa. Quindi, se avete abbastanza soldi e volete un'auto per stazionare, compratevi questa. Poi, quando sarà il momento che il gioco vi dà la sfida per vincere la Rose Lei, ce l'avete già. Altrimenti, fate i tir che usate la Killer B. Ma io l'ho settata al male, l'ho messo quasi tutto. Proprio una macchina che non mi piace. Una macchina che non mi piace. È qualcosa che è insopportabile. Come si guida è fantastico, ma è insopportabile perché sei una totola. Ti arriva uno, ti spacca. Speriamo solo di fare il giro più veloce, mettiamo Novis e via. Meglio che non c'ho poi. Top Sportage. Chi c'è davanti? Ah, ci sono la coppia che scoppia. La Corolla. Questi qua sono un po' cattivelli, nel senso che sono bravi, però se ti stai tanto di fianco è andato contro il muro da solo, te la fanno pagare. Mi dà fastidio che stai di fianco a quelli. Aiuto, non c'è più il nostro amico. Oh, Wonder, non c'è il nostro amico italiano. Non c'è. Abbiamo fatto il best lap. The best lap is
14 135. Abbiamo fatto adesso. Speriamo solo di farlo. Se no perdono anche la killer B di nuovo. Qua potrebbe essere utile la killer B, però adesso per il resto. Best luck. You have the best luck. Mi sono quasi girato. Comunque. C'è una hit race uguale a questa. Che tu fai. Mi sembra che sono forse anche più giri. E ti dà un sacco di soldi. Ci impieghi 2 o 3 minuti a fare tutta la hit race. Ed è veramente veramente divertente. Abbiamo un best lap sui bonus 13 9 9 2. Perfetto. I soldi sono pochi, quello che è. Tanto ho 100.000. Io avevo 70.000 perché ho modificato le mie macchine eccetera. Crash out and hit 3 opponents. Ok. Come sempre principiante. Penso che ho tempo per fare solo stellare per posti. Poi oggi facciamo Genshin, ok? E Genshin devo guardare perché appunto quella roba lì che ti... Ah, è tornato l'italiano. Genshin devo vedere. Appunto quella roba lì. Che dicevo, devi per forza fare il log giornaliero. È bruttissimo. Devo trovare un modo per... Perché per questo log giornaliero? Vai contro il muro? Io li odio i crash out, sono quella cosa proprio che è stupidissima. Mamma mia. Vai contro il muro. Ma no, neanche tu. Poi che abbiamo 6 G dietro. Non so neanche se riusciremo a fare questa cosa qua prima di oggi. Dai, vai con po' buono, bravo. Che c'è qua. Uno. Dai. Sto per farlo. Se girato sto scemo. Io c'ho abbastanza vita. Dai, a rimbalzare. Vediamo se riusciamo. Vedete, è buggato. Cioè, se non metti modalità intense è ancora peggio. Ancora peggio. Allora, siamo senza comma, non me lo dire. Come faccio a vincere senza comma? Mi sa che dobbiamo riavviare perché siamo senza comma. A meno che si girano tutti in qualche modo. Tanto dobbiamo ancora farne vedere. Il primo la gomma ce l'ha il conto. Dovrei mettere il blocco alle porte forse. No, sì, la saldatura alle porte. Non c'ho voglia di farmi sei giri senza raccogliere, anche se non è. Sì. Ah, va, fangiro.
Pubblico di delineato, quanto fa tanta gente? No, ma contamelo, vedi, non è bagatissimo. Guarda, io continuo a fare il cash out, ma che fai? Quello è un cash out. A me è una casa mia. Poi un cash out potrebbe essere di fare lo spin out, poi lo sbatti contro il muro, però non è che non funziona mai. Mai funziona. Che gli avranno messo il che deve toccare il cofano, ma il cofano non tocca, però gli avranno messo che di lato non può toccare, gli avranno messo una roba del genere in questo. Shout, lo sbatti anche contro il muro. Oh. Oh. Quello era uno spin out, secondo lui. Però quello non è uno spin out, è già un barrel, no? Questi hanno la forza di mille leoni, non si sa come. Mamma mia che fastidio. Ah, c'è l'engine walking watch. Dobbiamo andare a far fuori il watch. Non ho la minima idea cosa devo fare. Non ho la minima idea. Di nuovo buggato, guarda, non gli puoi fare niente, sei di nuovo buggato, pazzesco. Quando fa così viene proprio venire una voglia, quella è pesante. Vai, fai crash out, contalo. Niente, è buggato. Forse devo riavviare il coso. Spin out. Ma fangigio, va. Brava. È macchina di pulchi, ce l'abbiamo anche noi. Però la qua livrea come sempre mi piace usciare. Una questione anche di fortuna, perché puoi anche farti tutto alla prima curva, ma se non le stelle non sono allineate, oppure non può contarlo mai più perché si è buggato come ho fatto l'altra volta. Cosa vuoi farci? Poi non è un crash out. La mia macchina sta per chiedere pietà. Dai, ma ha tirato il frame. Che cacchio, quando è così è. La pazienza. Fai un crash out, dai. Lui mi ha contato due spin out, per esempio. E l'ha fatto solo una volta. Ma è stato tantissimo nel rialzo, sto gioco qua, tutto quanto non è guardato. Ma non sono riuscito. Ma l'ho spinto io contro il muro, bello.
lui che faccia bello. Sai che adesso devo andare. Adesso. Basta. Magari quittiamo. Se devo rifarlo rifaccio. Però magari quittiamo e boh. Almeno magari si ripiglia, va bene? Me ne vado adesso. Ciao. Grazie. Come sempre. Ci vediamo. Stop.